Presenze turistiche in crescita in città. A giugno e luglio il flusso è stato costante, a una prima visione dei dati dell'InfoPoint. Per quelli ufficiali bisognerà attendere, ma ad ogni modo la città è sempre piena di turisti, molti dei quali arrivano dalla costa e scelgono di far tappa per uno o due giorni in città. Molto apprezzato è il Gran Sasso. Quello che stiamo verificando invece è un crescente interesse da parte dei turisti, non soltanto italiani, che investono le strade della nostra città, e lo abbiamo sia da dati di riferimento dell'InfoPoint sia anche dai dati di riferimento degli albergatori, dei ristoratori. Certo, prima dovremo attendere i dati ufficiali, chiaramente, che verranno poi elaborati dall'Istat secondo appunto quelle che sono le procedure dei nostri uffici regionali, però in realtà io penso anche i cittadini aquilani se ne rendano conto camminando per le strade della città, e devo dire che ogni volta che si parla dell'Aquila al di fuori della città continua a esserci molto interesse, molta voglia di capire che cosa sta succedendo da noi. Il trenino ideato dall'assessore Fabrizio Aquiglio, che porta i turisti in visita nei principali monumenti cittadini con una voce guida che racconta la storia dell'Aquila, è sempre pieno ed è in corso una riorganizzazione relativamente all'InfoPoint, che per il momento si trova in Piazza Duomo per consentire lavori alla struttura della Fontana Luminosa. Saranno implementati i servizi, saranno usati anche ragazzi che hanno fatto corsi legati al turismo. Questo servizio di informazione, sempre seguendo un po' l'iter amministrativo, che chiaramente è un po' più lento rispetto a quello che è la nostra ideazione, vedrà anche accresciuto da ragazzi che faranno poi attività di accoglienza nei confronti dei turisti, anche portandoli appunto in giro nella città. L'Aquila deve capire la sua vocazione e i flussi di interesse. Ad ottobre l'assessore infatti incontrerà gli operatori turistici. Si va sempre più diffondendo intanto la cultura dei B&B. La mia intenzione è poi riunire anche gli albergatori e diciamo tutti gli operatori economici del turismo, proprio per capire come poter essere più vincenti da questo punto di vista, perché nel momento in cui noi a ottobre, diciamo in autunno, abbiamo già in programma di iniziare a lavorare per l'organizzazione dei flussi, proprio con quelli che sono gli operatori turistici, capire poi la nostra città e il nostro territorio, perché è importante, noi non parliamo mai solo di città, perché dobbiamo sempre parlare del territorio comunque circostante, sia in grado di accogliere, cioè quali sono i numeri, quali sono le disponibilità.